Tutti, buongiorno. Allora, ho fatto un altro esperimento sempre con la tecnica più manuvola e stavolta ho fatto una variazione totale dei tempi, visto che vi dicevo che con il caldo e già utilizzando una resina ad asciugatura veloce, i tempi per fare questa tecnica sono un attimo da rivedere, quindi io di solito facevo così: mettevo la resina, aspettavo qualche minuto, mettevo i colori ad alcol, aspettavo un'altra mezz'oretta, mettevo il bianco e aspettavo un'altra mezz'ora, un'ora anche e facevi i rigori. Invece qui cosa ho fatto? Ho messo la resina, ho messo i colori ad alcol, ho messo il bianco, quindi qui non ho aspettato, a parte i tempi tecnici chiaramente, e dopo mezz'ora ho fatto i rigori. E vi dico già che dopo mezz'ora la resina era comunque densa, ma non quel denso da non lavorarlo come è capitato, diciamo, precedentemente. Quindi confido che siano venuti abbastanza bene. Ma prima di farvi vedere questo, ho fatto un esperimento che però devo aspettare che si asciughi perfettamente, onde evitare che crei problemi con la resina. E perché vi dicevo, io sono iscritta a una pagina di Instagram, che semmai ve la linko nell'info box, dove praticamente ci sono un sacco di ragazze e ragazzi creativi a livello appunto di resina, dove fanno tante cose, tanti esperimenti. Ci sono anche persone che hanno video su YouTube e avevano fatto dei ciondoli utilizzando quella tecnica che magari vi metto il video qua sopra, che ho utilizzato con il fimo, cioè base nera di fimo. Ci ho messo la foglia oro, ma in versione argento, e buttato sopra i colori d'alcol, facendo un effetto a macchia che viene insomma molto carino. Lei ha fatto la stessa cosa per la resina utilizzando semplicemente la carta stagnola. E come ha fatto? Ha preso la carta stagnola e ci ha buttato a random i colori ad alcol. Quando era perfettamente asciutta, l'ha messo nella resina come se dovessi fare l'effetto velvet, e sono venuti insomma dei ciondoli, aveva fatto, se non erro, carini particolari. Quindi io ieri sera ho già preparato, ecco già qui mi vola, ho già preparato queste basi. Allora, questa è una. Qui sembra nero, in realtà qui è viola, il blue violet, e qui è il teal. Quindi vabbè, questa è una e poi ho preparato anche l'altra, questa un po' più colorata accesa, anche se alla fine i colori sono gli stessi, anche perché ho quelli. Quindi praticamente si ritaglia a sagoma l'oggettino che vuoi fare, lo schiaffi dentro con la resina e lasci che si asciughi. Dopo fai una valutazione se fare dietro una base, insomma. Si vede, io sto aspettando che sia perfettamente asciutto. Allora, vi dico, è asciutto perché l'ho fatto ieri sera. Però la paura, infatti, che aveva anche quella ragazza, che magari a contatto, essendo colore d'alcol, a contatto comunque con la resina, si vadano a lasciare liquido colore. Quindi preferisco aspettare mezza giornata in più, una giornata in più, e poi insomma procedere. Poi vi terrò aggiornati anche su questa cosa. Allora, andiamo a scoprire queste creazioni che sono asciutte. Iniziamo da cose senza un perché. Sono queste due gocce. Cioè, ho provato anche in queste gocce a fare la tecnica, ma oddio, invece è venuta. Aspettate. Questo mi piace un casino. Se poi fosse a fuoco. Allora, voi lo vedete molto più scuro, io non so, a parte che oggi piove, devo andare in piscina, fate voi. Lo vedete molto più scuro, io qui ho la luce del flash e la luce della casa, ma non rende, però sono molto più chiare, proprio in celeste, ma questo è molto carino. Qui, diciamo, l'effetto è venuto qua sopra, però no, è carino, quindi possono venire anche sulle
sui stampi picciolini. Poi vediamo questi due cuoricini. Non mi ricordo se li avevo fatti a coppia, però mi sa che ho buttato un po' a random così. No, questi qui abbastanza a coppia. Comunque l'effetto c'è, l'effetto piuma. Molto carini anche questi. Sempre la mia solita fantasia di colori. Voglio lasciare per ultimi questi perché c'è questo qui che è venuto un insieme di colori secondo me molto carino. E facciamo le altre due gocce. Queste mi sa che sono diverse però. Oddio. È venuto qui come se fosse un effetto sabbia. E vi dirò, non mi dispiace perché qui è venuto diciamo un effetto sabbia scuro, qui diciamo più chiaro, non so da che colori siano dovuti, e poi qui c'è un po' di azzurro come se fosse il mare, quindi secondo me questo qui facendo un ciondolo abbinato a qualche charm a conchiglia può essere una cosa carina, quindi mi piace. Vediamo quest'altro, ma non mi pare che siano uguali. Potrei anche sbagliarmi, non mi ricordo. Non è vero, dico le cacchiate. Doveva venire più o meno simile, però tra i due preferisco il primo che vi ho fatto vedere. Adesso non guardate gli scarti, però mi piace più questo qui. E va bene, direi che fino adesso ci siamo. Poi vediamo questi ovali. Questi qua sono diversi. Vediamo qui, ho messo dei toni, dei toni più caldi e qui sento che è successo qualcosa. Sicuramente sarà venuto molto carino, ma è successo qualcosa. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Questo sarebbe venuto carinissimo con questi colori pastellosi. Cioè l'azzurro è venuto un grigio che non so come ha fatto. C'è il rosso, il rosa e l'arancio, ma sopra è così. Io non lo so perché mi fa sta cosa. Tenete conto che è la stessa mandata di resina, quindi boh, non lo capirò mai. Ormai ci ho rinunciato. Io presumo anche questo qua. Esatto, ma io. E vi dico, lo stampo non ha difetti. No, anche questo sarebbe stato carino. Datemi voi, secondo voi, una spiegazione. Cioè, mi è stato detto problema di mescolare la resina, però ribadisco, è una mandata unica, quindi. Se avevo problemi a questi, mi doveva dare problemi anche agli altri, quindi non è quello. L'umidità della stanza, però, dovrebbe essere umido per tutti, visto che lo stampo è sempre stato nella stessa stanza, quindi, boh, non lo so. Non so più darmi una spiegazione. L'unica cosa che ho notato, più o meno, è che sono gli stessi, cioè capita, per dire, con i cuori. E con questi o con i quadrati qui non capita. Capita con i tondi e con gli ovali, però ribadisco, lo stampo non ha assolutamente niente, cioè liscissimo dentro, quindi boh, non lo so. Poi prendiamo questi due quadratini. Ho detto le ultime parole famose. Oddio, non ci credo. Cosa è successo anche qui? Porca vacca. Allora, vabbè che questi non mi piacevano. L'ho detto adesso, con i quadratini non mi è mai capitato. Benissimo. Boh, non capisco. Comunque, tutto sommato questi mi facevano un po' cagare. Quindi, va bene. E adesso con cosa partiamo? Facciamo. Allora, intanto vi faccio vedere questo qua. Questi li ha scelti i colori mio amoroso. Quindi, colpa sua se è venuto brutto. Questo è a posto, ad esempio. Generalmente questi qui
vengono sempre carini. Ed eccolo qua. Ok, sì, mi piace. Un po' troppo bianco, però dai, va bene. Poi prendiamo un cuoricino. Ok, a posto anche questo. Questo secondo me sarà molto scuro, almeno mi dà l'idea dal retro. È bianco davanti. E vabbè, comunque l'effetto di tutte le striature c'è, ma è molto bianco. Forse mi è cascato lì troppo colore. Sono state meglio la prima parte, diciamo. Poi vediamo quest'altro che invece ho fatto io. Sì, ca cioè carino sì, ma si vede solo il viola, il rosa, l'azzurro, il bianco. Cioè gli altri colori dove sono finiti? Comunque, intanto mi sembra di aver capito che i tempi, come tempi ci siamo. E voglio provare a mettere, quando faccio le varie striature con il bianco, provare a mettere meno. Proveremo così. Poi vediamo l'altro cuore. Questo è il retro. E questo il davanti, e questo mi piace, anche se è troppo rosa per i miei gusti. Però abbiamo qui il rosa, qui c'è il viola, qui c'è l'azzurro e qui c'è, penso che ho usato il Tiffany. Può essere anche che abbia usato solo questi colori, adesso non posso ricordarmi, però mi piace questo, quindi va bene. Ma andiamo a questi qui. C'ho paura che magari il sotto sia rovinato come quegli altri due, speriamo di no. Sono curiosa. Allora, intanto iniziamo con questo, perché quello che mi ispira di più è questo qua. No, sono a posto. Mettiamo bene a fuoco. Sbirciatina laterale. Sui lati sembra carino. Che bello fatto così, mi piace. Questo è molto carino. Eccolo qua. Ecco, forse così, perché sennò sembra che sia qua su tutto bianco, invece ci sono, come vedete, tutte le venature del verde, abbiamo qui un po' d'arancione, c'è il viola, il rosa, un altro verde qui, un po' di azzurro lì. E direi sì che mi piace molto, quindi molto ben approvato. Vediamo quest'ultimo che in retro mi piace un casino. Spero anche il davanti, questo è il retro. Diamo una sbirciatina ai lati. Boh, non mi dicono niente i lati, mi sembra un po' bianchino. Spero di sbagliarmi. No, è bello. Io questo lo terrei ad esempio così, perché è venuto, diciamo, lo swirl, qui il ghirigoro qua sopra, quindi lo metterei così. Amo o di anello, quindi da tenere così, però mi sa che è troppo grande, non lo so. Io faccio sempre tutto a mio gusto, oppure ciondolo di collana, magari ci metto dietro un bel cameo. E vediamo. Comunque dai, bene bene bene, a parte quelle due o tre, comunque sono soddisfatta. Sicuramente i miei preferiti sono questi due, ma anche degli altri, quelle goccioline piccoline, e questo cuoricino molto carino, i due cuoricini anche questi qua mi piacciono, quindi nel complesso è andata bene. Vi zoomo sopra, ok, così. Mi dispiace appunto per questi, con questa cosa inconcepibile. Poi, come vi dicevo le altre volte, quando mi capita queste cose, qui è totalmente asciutto.
Quindi non riesco a capire, è come se, diciamo, la parte sotto, ma poi qui è rialzata, toccasse su un qualcosa di testurizzato che gli dà magari quell'effetto, perché se no è completamente asciutto, sarebbe stato, dice, un problema di resina, secondo me, se qui fosse umido, se non si fosse catalizzata, allora posso capirlo. Invece così è proprio un mistero, insomma. Boh. E niente, adesso mi metterò a montare anche queste creazioni. Se vi siete persi l'ultimo video dove vi ho fatto vedere un po' di creazioni montate, ve lo metto qui sopra. Nell'info box vi lascio la pagina Facebook che ho aperto, e dove lì metto tutte le foto delle creazioni completate, quindi le potete andare a vedere per bene. Quindi, se vi fa piacere, andatevi anche ad iscrivere lì. E niente, poi proseguiremo col fare questo esperimento. Sono molto curiosa, perché a lei sono venuti dei ciondoli comunque carini, particolari, un po' diversi, insomma, dal solito. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita, e io mi tengo queste due, proprio, sì, assolutamente, sono le mie due preferite. Non saprei quale scegliere tra l'una e l'altra, perché mi piacciono entrambe. Niente, questo è davvero tutto, ci vediamo presto. Ciao!